Benvenuti all'appuntamento con i Magnifici 7, il programma che prende in considerazione un argomento e ve lo racconta grazie a un elenco di 7 consigli o 7 idee. In questo caso ospite nei nostri studi per parlare di consigli legati al racconto del video, delle immagini di un matrimonio, come raccontare un matrimonio, un esperto italiano di questo settore. Allora, informazione prima, difficile o facile raccontare un matrimonio? È difficile. Perché? Perché accade tutto una volta sola, è tutto in diretta e non si può rifare nulla. Ok, non si può fare famo la seconda, no, eh? Assolutamente no. Peccato. C'è il mio regista Natale Teci che con lui qualche volta lavoriamo sul fare la seconda, vabbè. Allora, vediamo le 7 icone, le 7 immagini per raccontare un matrimonio che si debbono seguire. Poi Bartolozzi ce le descrive. Allora, essere se stessi, poi andiamo oltre, sognare, mi immagino, unicità, divertente. Poi vediamo cosa c'è dopo. Emozionare, armonia, qualità e l'ultimo condivisione. Allora, più che sembra che di un matrimonio parliamo di una strategia comunicativa qui, Bartolozzi, o sbaglio? Beh, ma effettivamente è così, cioè una strategia comunicativa è un racconto che racconta un'emozione, quindi deve seguire un filo e ci sono in questo caso questi consigli, abbiamo riassunto un po' in questi 7 consigli come effettivamente deve svolgersi. Allora, tutto. Partiamo dal primo. Quindi, Andrea, l'icona che ci porta, ce lo dimostra, essere se stessi. Questo che vuol dire? Essere se stessi vuol dire, come realmente dicono le parole, essere se stessi, cioè raccontare la propria personalità, cioè uscire come si è normalmente durante il giorno, durante la vita, e non seguire delle tappe prefissate, cioè sdoganare un po' quello che viene di solito detto per un matrimonio. Noi lo diciamo sempre ai nostri sposi: non seguite l'etichetta, cioè cambiate un po', fate quello che vi sentite, siate voi stessi, siate quello che avreste sempre voluto essere questo giorno. Quindi anche per esempio il fatto dell'entrata in chiesa, sai quante volte lo sposo ci dice devo stare a destra o a sinistra di mio padre o di mia madre, devo entrare prima o dopo della sposa, devo aspettare fuori dalla chiesa. Noi diciamo sempre fai quello che ti senti, cioè non seguire l'etichetta, la tradizione, ma fai sì come ti senti. Beh sì, ci divertiamo e facciamo divertire. Quello sposo meraviglioso, che lui è lui che l'ha scelta quella lui cosa, Michele. Giusto? Sì, sì. Bellissima questa Questo idea. Questo sta saltando, era già uscito dalla chiesa e ha fatto Cioè lui, vorrei segnalarti Michele che dopo che qualche anno che sei sposato forse cambierai idea sul matrimonio, ma forse, lo dice uno sposato da 32 anni, scherzo. Allora andiamo oltre, essere se stessi sia la base di tutto, quindi sì. Se ho capito bene, non devono atteggiarsi, impostarsi, no, ma stiamo a fare no, non seguire pose, assolutamente no, perché non ha senso, cioè il racconto è molto bello se è spontaneo. Bene, quindi secondo elemento dei nostri magnifici, sognare. Oddio, lì raccontami questo sognare, che vuol dire? Beh, sognare è anche questo alla base di un matrimonio, perché comunque il matrimonio è il sogno di una vita, soprattutto per le spose, soprattutto le ragazze. Le ragazze hanno questo sogno nel cassetto, ce l'hanno già tutto in testa e magari quando ci interfacciamo che tiriamo fuori delle idee, che gli vengono proposte delle cose, sono veramente al settimo cielo quasi tutte. E quindi il sognare, il rendere questo sogno realtà che hanno da tanto, non per questo iniziano a organizzare un anno prima, addirittura 2 anni prima, perché comunque vogliono che il loro sogno sia realizzato. Scusa, una curiosità, lì quel sogno che vedevo, quella foto, quell'immagine, era Alice nel Paese delle Meraviglie, sì. O sono rimbambito io? No, è Alice nel Paese delle Meraviglie. Che vuol dire? Che questi si sono sognati un film in pratica? Che questi si sono sognati di essere all'interno di una favola. Wow, che spettacolo! La favola era Alice nel Paese delle Meraviglie e tutto quello che è connesso ad Alice, dal cappellaio a tutti i personaggi. Quindi vivere nel mondo fatato, incantato di Alice nel Paese delle Meraviglie. Bello. Tu ti sei sposato, scusa? No. Ah, ecco, ok. Non però ancora. Sei un esperto di consigli. Andiamo sul prossimo. Dopo il sognare c'è unicità. Questo è bella la palla di vetro. È una Ma questo è un montaggio fotografico? No, assolutamente. È vera questa certo. cosa? Cioè, i due sposi erano dentro. Lì. Certo. Ok, voi siete fuori di testa. È tutto vero. Questa unicità, raccontami che vuol dire. Si parte proprio da questa foto che è unica, nel senso che è stata innanzitutto realizzata solo per gli sposi. Il consiglio è quello di comunque avere qualcosa di unico, di chiedere sempre qualcosa di unico. Perché cioè, indipendentemente chi gli fa il matrimonio, perché noi stiamo dando consigli generici, da Firenze, Livorno, assolutamente. A Pisa per arrivare a Siena, Grosseto, Arezzo. Assolutamente. È il professionista, cioè avere un po' di idee chiare, quindi certo. Chiedergli anche unicità. Che non vuol dire qualcosa di assurdo, però qualcosa che riguardi la coppia, qualcosa che sia solo loro, perché alla fine il matrimonio è un giorno unico, è un giorno che non ricapita, e quindi le persone devono essere trattate, ogni coppia deve essere trattata
in maniera diversa dalle altre, cioè sennò diventa un lavoro che è una macchina, cioè diventa un lavoro seriale, non deve essere così, il matrimonio non può essere così, cioè le persone sono tutte diverse, devono avere un prodotto unico, quindi se tu riguardi il tuo matrimonio tra 10 anni, cioè quello che ti deve far emozionare è l'unicità, cioè è il sapere che fa parte di te, wow, che racconta che te, quindi indipendentemente da qualsiasi altra cosa esterna, l'unicità veramente è una parte molto importante. Allora, unicità l'abbiamo capita, vediamo qual è la prossima delle emozionare, vabbè, questo è la base di tutto, certo, ragazzi, storytelling, tutto l'insieme, guarda, questi due che si stanno alla fine, cioè qui viene fuori cose vere, non c'è... Assolutamente, cioè non ci perché deve essere. Perché è importante l'emozionare? Perché cioè, l'emotività deve trasparire, perché è quello il racconto, cioè tu quando guardi una foto, quando guardi un video e ti emozioni, hai fatto, cioè sei arrivato, è quello che cioè, deve passare. Cioè non vuol dire che non conta, cioè, il vestito l'elemento passa tecnico. Di certo, non conta quello, cioè non conta come sei vestito, non conta con quale tipo di attrezzatura tu riprendi o fotografi, conta cosa riesci a trasmettere attraverso le immagini, che alla fine... È questo che deve essere, perché il tuo matrimonio deve emozionarti, emozionare le persone che erano con te quel giorno, che hai voluto vicino a te quel giorno. Quindi è questo è fondamentale, cioè la prima regola è emozionare. È la più difficile da ottenere? È la più difficile da ottenere, perché di base ti devi emozionare, cioè devi essere partecipe, devi conoscere gli sposi, devi capire l'ambiente e devi emozionarti insieme a loro. Cioè è fondamentale, perché se tu sei distaccato e non ti emozioni, questo traspare, cioè attraverso l'obiettivo si vede. Se tu non sei dentro la giornata, dentro la festa e non conosci bene le persone che hai davanti e non riesci a capire e spesso a prevedere quello che succederà, perché conoscendo le persone prevedi quello che succede. Ok, quindi... sognare, bene. Allora c'è un'altra immagine che ci porta invece sull'armonia, ecco questo concetto, scusa una curiosità, questa è una foto, mi ha incuriosito tanto, è su un vigneto? Che no. Significa? Spiega che è questa. Questa è una foto su una spiaggia. No! È una foto su una spiaggia e dentro il tino c'è l'uva vera, infatti dopo entrambi sono entrati dentro il tino e l'hanno pestata, poi vedi lo sposo è scalzo, quindi l'avevano già fatto forse, erano usciti adesso, e c'è la cassa con l'uva, il tema era comunque quello della vigna, dell'uva, dell'azienda agricola, dell'azienda vitivinicola, c'era questa tipologia, diciamo, questo sogno che avevano era quello, ecco, del vino, dell'uva, no. E l'abbiamo però trasportato dalla vigna, che sarebbe stato banale, alla spiaggia. E perché armonia, questo concetto, tu ci hai scritto il concetto di armonia? Il concetto di armonia è importante perché il matrimonio, come sai, si svolge in più fasi e tutte le fasi sono, tra virgolette, diverse, quindi c'è la fase della preparazione, che è una fase un po' più scarica a livello emozionale fino a un certo punto, fino a che magari la sposa non indossa il vestito, allora dopo inizia a caricarsi. C'è la situazione della cerimonia, che è un qualcosa di ancora diverso, e poi c'è la situazione della festa, comunque del dopo. E queste fasi vanno legate tutte insieme, perché il racconto deve scorrere come realmente succede durante la giornata. Quindi tutte le parti devono essere armoniche tra di loro, devono avere un'armonia, che quindi quando si riguarda un video, piuttosto si sfoglia un album con delle foto stampate, si deve percepire questa armonia, non possono essere slegati. Quindi è fondamentale mantenere questo percorso, cioè questo è... Grandi. Ma senti tu, dietro riprendere un matrimonio, io pensavo che ci fosse una grande macchina fotografica, una grande telecamera e tutto il resto, invece ho capito che l'elemento puramente tecnico lo diamo quasi per scontato, ora lo capiremo meglio. Prossimo sì. Natale, che cosa mi sottoponi come idea? Ecco, qualità, no, invece non la diamo per scontata, tra l'altro, la qualità, cioè non si può fare con telefonino un matrimonio, via. Beh, no, direi non la diamo per scontato fino a questo livello. Però, scusa, questa che cos'era? No, io non posso non gli chiedere questa foto. Sono due anni 60, cos'è un furgoncino? Sì, questo, l'ambientazione è un po' il viaggio, un po' l'evasione con il furgoncino della Volkswagen anni 60 e con il surf e con tutta comunque un allestimento che ricordava un po' questa parte, la parte del viaggio, ecco, dell'evasione. Ecco, qualità hai voluto evidenziare perché? Ho voluto evidenziare qualità perché è importante chiedere al professionista a cui ci si rivolge uno standard qualitativo alto, cioè alto vuol dire comunque delle attrezzature tecniche di un certo livello, delle stampe
quando parlo di stampa parlo di foto, chiaramente. Cioè non si può andare a farsi dare le foto e stampare da sé con la carta che non è di una qualità. Ecco, cioè io ho detto la cosa più semplice. No, molte volte capita che per andare incontro al cliente si possa anche scegliere di proporre, non so, più tipologie di stampa, quindi da una carta scadente a una carta elevata. Io consiglio di non scegliere una carta scadente, anzi di non proporla nemmeno, perché comunque una carta scadente, una stampa scadente rovina un lavoro, rovina un ricordo, rovina un'emozione, quindi è preferibile comunque tenere sempre uno standard alto, stamparne meno di foto se si vuole magari rientrare nei budget, ma stamparle bene, questo è fondamentale. Come del resto me. L'elemento del racconto di immagini con la telecamera ci sia una qualità HD come... Una qualità sì, HD come minimo un HD è necessario adesso, anche perché oggi si tende sempre, soprattutto nella parte della festa, a fare sempre più interventi con poca luce, quindi il taglio della torta è fatto con le candele, magari anche l'apparecchiatura sui tavoli è fatta con luce molto soft, quindi se si va a riprendere questi elementi con un'attrezzatura scadente si rischia veramente di non avere, di non riportare a casa il lavoro, di non avere delle immagini soddisfacenti, e come dicevo prima questo tipo di immagini si fa una sola volta, quindi se viene sbagliata la ripresa in chiesa, se viene sbagliata la ripresa durante il taglio della torta non si recupera più. Allora, il prossimo vediamo di chi si tratta, dei nostri, l'ultimo consiglio dei Magnifici 7, condivisione. Questi, scusa, che stanno a fare, prima dimmi che facevano, che mi diverte, che facevano questi? Questa è la Walkie Race, una gara, un cartone animato che andava in onda negli anni 80, e era una gara un po' strana, un po' strampalata tra macchine con personaggi molto diversi tra loro, e questa l'abbiamo riproposta perché gli sposi sono molto competitivi tra di loro, quindi la competizione c'è sempre nella loro vita, e quindi l'abbiamo riproposta anche nel matrimonio. In più ci era stato chiesto di coinvolgere gli amici, quindi loro volevano intorno a sé durante la parte delle foto tutti gli amici, e quindi ecco, l'elemento condivisione però è un'altra traccia che tu dai fra i sette, nel senso che consigli, indipendentemente, ripeto, da chi si va a fare poi il matrimonio, le foto, certo. Si può decidere da chiunque, giustamente, certo, in qualunque parte d'Italia, legittimo, ma chiedere anche, esigere che ci sia condivisione. Sì, spiegami. Sì, perché è importante far vivere anche alle persone che sono state invitate, alle persone che sono con noi al matrimonio, che quindi la coppia è felice di avere alla loro festa, e di essere integrati, cioè di far parte di quella festa, cioè di far parte di quella giornata. Cioè, quindi è importante stare a contatto con gli ospiti, stare a contatto con gli amici e far vivere anche a loro quella giornata nella maniera migliore, e quindi di conseguenza si crea comunque un affiatamento, si ricrea una situazione giusta che si rivede poi anche nelle foto, anche nel racconto, perché cioè, è chiaro, avere una foto degli sposi con dietro gli amici che sorridono, che sono felici, che si stanno divertendo, che stanno interagendo con loro, è ben diverso da avere una foto degli sposi fredda, con gente dietro che si annoia e che è stufa e che pensa altre cose. Cioè, poi te ne rendi conto, perché quando li riguardi si vede, perché la prima cosa che si fa è dire: ah, guarda chi c'era, ah, guarda l'amico, ah, guarda la persona. Quindi la condivisione, il coinvolgimento è molto grande, importante. Allora, rivediamo i Magnifici 7 nel nostro racconto che ha fatto Andrea Bartolozzi. Partiamo dal primo. Allora, Andrea, dillo tu, essere se stessi, che in una parola come lo riassumi? Essere se stessi, unico, cioè non pensare. Vai, mi piace, sì, devi essere, è tipo test, sognare. Sognare, emozione unica. È più la donna che sogna. Sì, è più la donna. Fra i due la porta più essere la sposa. Unicità, questa è la palla di vetro meravigliosa. Scusa, com'è fatta questa unicità? Che era fatta con le luci o con la palla vera? La palla com'era fatta? È reale, vera? Creata con il ferro saldato, con il cristal. Oh, fuori di zucca. Vabbè, unicità. Vai, prossimo, emozionare. Emozionare... Boh, emozionale è emozionare, cioè veramente non saprei definirlo con un sinonimo, con un'altra parola, perché è talmente importante che è emozionare. Cioè, wow. Cavolo, è... Andiamo oltre, armonia. Legare insieme. Bello. Poi, qualità. Fondamentale. 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 Vai, condivisione.
importantissima. Allora, Bartolozzi, cioè, sei emozionato da solo, cioè, gli occhi gli brillano quando guardi. Ti diverte rivedere le cose? Ma sì, le perché comunque, ripeto, è importante, come lo è per me, perché tutte le foto che ho rivisto sono di persone con cui ho uno stretto legame di amicizia, che non conoscevo prima, molte di loro non le conoscevo, con cui abbiamo un legame, ci rivediamo e quindi è importante creare questa grazie empatia. Ad Andrea, è un esperto di immagini e di foto a livello italiano, ci ha raccontato cosa quando andate a chiedere a chiunque in qualunque parte della Toscana vogliate domandare per fare poi le immagini e le vostre icone, dovete esigere 7 consigli che vi abbiamo dato. La regia del programma è di Natale Teci, grazie per magnifici 7. Mi ha messo in difficoltà, Che? Mi hai messo in difficoltà alla fine.